Tre uova di Pasqua decorate, confezionate con cura e insaccate nella porta avversaria. Il turno infrasettimanale prefestivo sorride al Breno di Mario Tacchinardi. I Granata, dopo la sconfitta subita domenica al Tassara contro il Crema, si impongono per 3-1 in esterna sul Nibio Noggiono. Allo stadio De Coubertin nel pomeriggio di giovedì 1 aprile, decisivi sigilli di Alessandro Triglia e Massimiliano Tagliani. L'11 del presidente Cocchi, portatosi in vantaggio grazie ad un'autorete, viene raggiunto al 19esimo della ripresa dal gol di Tremolada, salvo poi dare una svolta alla gara negli ultimi 10 minuti di gioco. Una grande vittoria da parte dei ragazzi, devo dire che siamo venuti qua in una situazione di emergenza, ci mancavano tantissimi giocatori, ci mancavano almeno 6 o 7 giocatori importanti e devo dire che i ragazzi che fino adesso hanno giocato un po' di meno hanno risposto alla grande, anche se abbiamo iniziato un po' in difficoltà la partita, ma era normale perché oggi abbiamo affrontato secondo me una delle squadre più forti del campionato. E, però nonostante questo devo dire che vincere 3-1 qua nel Bianagiano credo che non l'abbia fatto nessuno in questo campionato, quindi veramente i miei complimenti vanno ai ragazzi, ma a questo gruppo, insomma, che ogni volta che siamo in difficoltà risponde sempre bene e ogni volta che c'è da dare qualcosina in più lo dà e quindi veramente grandi complimenti e grandi elogi a questo gruppo, cercando di non accontentarsi di quello che abbiamo fatto oggi, di quello che abbiamo fatto fino adesso e tenere sempre un'occhiata, insomma, alle parti basse della classifica, ma comunque dare magari anche un piccolo sguardo in avanti a quelli che ci stanno sopra di noi, perché se noi d'ora in poi avremo questo atteggiamento che abbiamo avuto oggi, sicuramente faremo ancora degli ottimi risultati.